VIP e gli chef più famosi d'Italia si sono sfidati al Montresor Live Show, l'evento firmato Montresor, leader mondiale dell'enogastronomia di lusso. Tra prosciutti, champagne e buon vino, i VIP si sono coccolati, anche se c'è chi, alla fine della serata, ha alzato un po' il gomito. A sfidarsi tra loro la signora della domenica, Lorena Bianchetti, le sorelle Squizzato, Matilde Brandi, l'ex ragazza di Amici, Sabrina Ghio, e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessandra Pirelli, Ella Weber e Cecilia Capriotti, accompagnata da Andrea Perone. C'è chi si è dato da fare ai fornelli per aiutare gli chef nella sfida e chi invece ha preferito mangiare. Quando si parla di cibo, difficile non pensare ad un altro dei tanti piaceri della vita, l'Eros, soprattutto quando vediamo la Weber ai fornelli. Allora Ela, siamo qui al premio Montresor, dove c'è la buona cucina ci sei sempre tu, come mai? Noi siamo ciò che mangiamo, per cui mangiare bene vuol dire stare bene. E poi ricordiamoci che è una delle cose più belle del mondo mangiare. Il tuo piatto forte? Ne ho troppi per scegliere uno solo. Perché dovresti scegliere uno solo? Cioè io uomini scegliamo solo uno, almeno lasciami libertà in cucina. Guarda, esiste una cucina afrodisiaca, però basta cucinare con molto amore e non abbondare troppo ai piatti, vuol dire il stomaco non troppo pieno, anche il resto dopo viene bene. E il buon vino che accompagna, vedo che stasera vi ha fatto compagnia a tutte voi. Sì, poco, assaggiamo. Eros e cibo, tu credi in questo connubio? Cioè pensi che ci siano dei cibi afrodisiaci e li hai mai provati? No, non li ho mai provati. Dicono così, sì, ci credo, perché poi io sono una che un po' credulona, credo un po' in tutto. Sì, però non li ho mai provati, anche perché non mi piace il pesce crudo e so che quello è molto afrodisiaco e quindi non so dirvi. Però beh, proverò, non lo so. Allora, siamo qui al premio Montresor, voi stasera avete cucinato insieme ai più grandi chef, ecco, ma qualcosina a casa da sola le sapete fare? Non solo abbiamo cucinato, abbiamo anche bevuto, non so esatto. Se si vedono i risultati. Sì, siamo belle. Ecco, vabbè. No, sì, a me piace molto cucinare. So che anche Matilde è una buona cuoca. E il mio piatto, insomma, quello che riesco a fare meglio, proprio di conquista, perlomeno me lo auguro, sono i bucatini alla matriciana. Secondo te c'è un connubio tra Eros e cibo? Cioè tu credi che esistano dei cibi veramente afrodisiaci? Li hai mai provati? Ma così si dice, io credo che quando c'è l'atmosfera giusta, il cibo buono diventa inevitabilmente afrodisiaco. Il pesce crudo, dai, non è male. È ritornata in noi, vedi? Il pesce crudo, non so se ti piace il crudo. Non l'ho mai mangiato. Ecco, la tifata. Sushi? No, è sushi. No. I crudi è un'altra cosa, i crudi come li facciamo noi all'italiano. Cioè, no, anche le sushi. Carni, dici? I crudi, cioè... Signorina, non è mai venuta a mangiare il pesce crudo? Bisogna i crudi, no, il sushi, no, ragazzi, il sushi. Ma tipo le ostriche? Le ostriche, i crostacei, esatto, tutti i crudi. Tu li hai provati? Sì, devo dire che... Ma dice che sono afrodisiaci? Sono afrodisiaci, nel senso che tu però... Devi consumare, nel mio caso, prima di tornare a casa e trovare le due bimbe, mamma, che chiedono la camomilla e la pipì, queste cose qua. Quindi prima di rientrare in casa, dove? Non so. Ho bevuto un po'. Ma tu devi sapere, Lorena, che lei si sta preparando per fare Samantha in Sex and the City all'italiana. Quindi lei adesso tutte queste cose afrodisiache le conosce tutte. Allora, io già mi vergogno di fare quel ruolo, che è bellissimo, ma io non sono come Samantha, sono tutto l'opposto, sono più Charlotte, un po' più la romanticona. Magari fisicamente assomiglio più a Samantha. Un saluto a Starlit! Ammazza, all'unisono, guarda, neanche ci siamo messi d'accordo.